Buongiorno, abbiamo con noi Cinzia Fontana, che è la parlamentare cremonese, che si occupa in modo particolare nella commissione del welfare a livello nazionale, che ha presentato diverse interrogazioni su come viene attuata la riforma Fornero, in modo particolare sulle aspettative figurative. All'interno di questo problema vi è quello relativo ai donatori di sangue. Le giornate che hanno impegnato per donare il sangue non vengono considerate nel conteggio della pensione. Quindi chiediamo a Cinzia Fontana quali sono le iniziative sue e del PD rispetto a questa questione. Prego. Buongiorno, sì, ho presentato un'interrogazione durante il mese di luglio proprio per chiedere al governo di rivedere la normativa che si applica al calcolo del trattamento pensionistico per coloro che raggiungono la pensione, che ora si chiama pensione anticipata, insomma la vecchia pensione di anzianità, entro il 12 dicembre 2017. Perché la normativa prevede appunto che coloro che raggiungono la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2017 non subiscono penalizzazioni anche se hanno un'età inferiore ai 62 anni. Quella normativa però specifica che non subiscono penalizzazioni se i 42 anni rotti di lavoro sono tutti coperti da prestazione effettiva di lavoro. In questo caso rimangono fuori, diciamo, tutti i periodi sottoposti a contribuzione figurativa, e quindi anche i permessi per la legge 104, le giornate di sciopero, insomma tutta una serie di istituti, tra i quali anche appunto le giornate di astensione dal lavoro per le donazioni di sangue. Io diciamo, l'ho presentata questa prima interrogazione riferendomi a tutti questi periodi sottoposti a contribuzione figurativa, proprio perché ritengo che siano istituti che hanno un grande valore sociale e democratico, come appunto la copertura per gli ammortizzatori sociali, il diritto allo sciopero e in particolare appunto le giornate da donazioni di sangue. Perché se subiscono una penalizzazione di questo tipo, credo appunto sia inaccettabile questa situazione. Inaccettabile perché abbiamo il paradosso di vedere penalizzata la generosità e rischia anche di venire meno il riconoscimento proprio della funzione civica solidaristica che si esprime con la donazione volontaria e gratuita del sangue, di cui oltretutto per inciso vi è una grande necessità nel paese. A questa prima interrogazione mi è stato risposto dal sottosegretario nella giornata di martedì della scorsa settimana. Nella risposta si riconoscono i principi che stanno alla base della mia interrogazione, cioè il fatto di non penalizzare, diciamo, questi istituti che hanno un valore sociale molto importante, e quindi il Ministero ha dato mandato all'INPS di predisporre i conteggi e quindi la necessità di copertura finanziaria per poter modificare la normativa. Come dicevo, l'interrogazione riguardava questi istituti e è evidente che adesso, avendo dato mandato all'INPS, aspetteremo, diciamo, questi risultati, perché abbiamo intenzione come gruppo del PD di lavorare sulla legge di stabilità proprio per riuscire a modificare la normativa. Nello specifico, invece, sulle astensioni per donazioni di sangue, ho presentato allora immediatamente un'altra interrogazione per riuscire a risolvere questo specifico tema, anche perché dal mio punto di vista potrebbe essere una soluzione anche per via amministrativa di questo tema specifico. E quindi vediamo nei prossimi giorni, appunto, io so
ovviamente una risposta immediata perché non possiamo permetterci che queste giornate di donazione del sangue subiscano una tale penalizzazione.